Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, Stefano De Martino muove i primi passi nel settore della danza all'età di 10 anni. Nel 2007 riesce ad aggiudicarsi una borsa di studio a New York, presso il Broadway Dance Center, grazie a cui ha l'opportunità di entrare in contatto con la danza moderna e contemporanea. Dopo aver lavorato nella Oltre Dance Company, con la coreografa Macha Del Prete, nel 2009 partecipa, come concorrente alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, su Canale 5 venendo eliminato in semifinale e classificandosi primo tra i ballerini. Vince un contratto, con il Complexions Contemporary Ballet che gli permette di prendere parte a un tour che lo porta in Nuova Zelanda, Australia e Hawaii, nel corso di un'ospitata nel programma La Conferenza Stampa. De Martino si è trovato a parlare ancora una volta del suo rapporto con l'ex fidanzata Emma Marrone. Lo showman ha infatti svelato qualcosa in più sul loro legame e su come si sia evoluto il loro rapporto dopo la separazione. «Ho un bel rapporto con lei», ha infatti confidato De Martino. «Ci siamo conosciuti da piccoli e abbiamo condiviso una fetta di vita. Ed è stato bello». L'ex allievo di Amici ha così svelato di aver vissuto con lei gli anni più coinvolgenti, che hanno poi portato entrambi a conoscere per la prima volta la popolarità. «Insieme abbiamo iniziato un'avventura televisiva», ha continuato lui, che è stata per entrambi l'inizio di una nuova vita molto diversa. Stefano De Martino ha anche raccontato di essere molto legato ad Emma, di sentirla spesso, e di avere un bel rapporto con la cantante. I due sono insomma legati da un rispetto reciproco, che ha permesso ad entrambi di costruire una bella amicizia anche dopo la separazione che li ha coinvolti. L'ex coppia è infatti stata molto innamorata, in passato, ma la rottura ha portato i due a prendere due strade differenti. De Martino si è infatti legato alla sua attuale moglie Belén Rodríguez, da cui ha anche avuto il figlio Santiago.